We used to be so good together. Like Bonnie and Clyde. Yeah, that kind of vibe. A love that couldn't last forever. Explosive ride. I giovani tornano alla terra, ma noi dobbiamo sostenere i giovani in termini di semplificazione per quanto riguarda gli aspetti burocratici. È un paradosso che ancora oggi in tante regioni italiane non siamo in grado di spendere i soldi dal piano di sviluppo rurale di nuovo insediamento proprio per quanto riguarda le imprese guidate da giovani e soprattutto per quanto riguarda gli investimenti che questi vogliono fare all'interno delle loro attività. Il dato però è in crescita, più 12% negli ultimi 5 anni, ma soprattutto è da notare come la stessa azienda agricola guidata da un giovane possa creare un valore economico più alto del 70% rispetto a un'azienda agricola tradizionale e soprattutto anche in termini occupazionali con un più 50%. Il ritorno dei giovani è elemento di crescita, di sviluppo, di economia, di occupazione, ma soprattutto di lungimiranza rispetto a quelle che sono le nuove necessità che il comparto agricolo deve avere, soprattutto in quella che sarà la sfida futura del Green Deal. Maggiore ostacolo alla realizzazione dei sogni degli giovani imprenditori agricoli. Dalle nostre analisi vediamo come purtroppo più di un giovane su tre non vede ancora liquidata la domanda di primo insediamento che questo ha fatto, così come vediamo anche ha un errore di programmazione. A fronte delle 20.000 richieste stimate ce ne sono state circa il doppio, quasi 39.000, e questo evidentemente rappresenta un problema soprattutto rispetto a quello che è un potenziale inespresso del nostro paese, che vede giovani che hanno voglia di investire e mettersi in gioco, e dall'altra parte un settore amministrativo e burocratico che rappresenta il maggior freno alla creatività e alla crescita, allo sviluppo economico del nostro paese.